Dobro morning. Dobro morning. Ma no. Još jednom dobar dan svima. Dobrodošli na konferenciju za medije oči 8. kola Supersport Final, a idu u nedjelju od 20 sati igra protiv Rijeke na Rujevici, jadranski derbi, oči te utakmice naša pitanja, odgovarat će naša trener, mislim će nalaz na tu, možemo kao i rekao na penalti s pitanjima. Izvolite, to ne vidit ćete. Evo, pa je ne Može, izvati. Dobar dan, dobro more. Se igra na Rujevici, na moru. Ženaro, prvo pitanje, kuk i ulazi momčad i oče li druga koji je zaslužio igrati u prije 12. La situazione con Puštas, rientra nei primi 11, e la situazione con Bruno Durdo, lui giocherà o no? Ma Toni sa che io non rispondo a queste domande. Domani vediamo, non voglio dare vantaggio agli avversari. Sono disponibili, gli unici due giocatori che non sono disponibili sono Bamba, che prossima settimana speriamo di recuperarlo, e Trajkovski. Il resto sono tutti disponibili. Vediamo, domani prepariamo la partita, abbiamo l'ultimo allenamento e dopo faremo le valutazioni chi giocherà dal primo minuto. Toni dobro zna da ne odgovara na ova pitanja kako ne bi pomogao našem protivniku. Svi su na raspolaganju, jedino fale Bamba i Trajkovski koji će se priključiti uskoro našim treninzima. Svi su dostupni, sutra nas očekuje posljednji trening prije puta u Rijeku, pa ćemo vidjeti kakva je situacija i ko će igrati. Rijeka je primjera samo jedan gol i to jedina na Rujevici. Igra u 4-1-4-1, od meni sam ja sam malo zaglumi trenera, Pašalić na desno, Janković na livo, ulaze u sredinu, jeste to vidjeli, ste im proanalizirali, čim se da je to njihova najjača snaga. Rijeka subito soltanto un gol na questa stagione contro Dinamo, giocano una formazione 4-1-4-1 con attaccanti esterni molto forti, specialmente Pašalić, avete analizzato Rijeka. Una squadra che mi piace molto, per lo spirito che hanno. 4-1-4-1, più un 4-3-3 che dopo diventa un 4-2-3-1, ma hanno sempre un vertice basso. Ma mi piace la mentalità, sicuramente l'Hajduk domani deve avere, se vuole portare un risultato positivo a casa, la stessa fame, la stessa voglia, la stessa energia che ha questa squadra, che è una squadra che abbina qualità con gli esterni, abbina a livello difensivo, lavorano molto bene, sono umili. Ed è una squadra che mi piace molto, sia quando hanno la palla, sia senza palla. Rijeka, moram priznati da mi se jako sviđa kao momčad, da, 4-1-4-1, ali igra je u 4-3-3 formaciji koja se brzo pretvori u 4-2-3-1, dakle jako su brzi, sviđa mi se mentalitet te momčadi. Hajduk, ukoliko želi pobijediti i ostvariti dobar rezultat u Rijeci, mora imati istu tu glad, istu tu volju, istu tu energiju, kao i Rijeka, što mi se jako dopada kod njih. Rekao si dobro, njihovi vanjski napadači su najveća neprilika naša i mi se moramo pripremiti za to da bi ostvarili dobar rezultat. Dobro, in fase di non possesso diventa anche un 4-5-1, che alla fine dipende come ti vogliono venire a prendere, però dopo su tanti filmati, su tante cose che abbiamo visto quando stanno là e vuoi costruire, si possono diventare un 4-5. Također dobro se igra vi sa loptom i bez lopte, to brzo kad se u fazu obrane preraste u 4-5-1 obranu, dakle jako su brzi, igra dosta visoko, ali se brzo povlače put na trebe. Pobjeda protiv Rodice najavila Hajduk, da moćan, ja možda tako ga vidi na Rujević, jer ovo je utakmica u kojoj 3 boda, jako daleko do kraja prvenstva, mogu puno znači u konačnici prvenstva. La partita contro Gorica è stata buona, una grande vittoria per Hajduk, possiamo copiare il gioco dalla Gorica, 3 punti a Fiume saranno molto significati per noi per continuare il campionato. Ma sarà una partita diversa, bisogna avere la voglia di far fatica, la voglia
non pensare di far fatica, ma di tenere bene in campo e aver voglia di far fatica. Ci sono due partite, c'è una partita quando avremo la palla e una partita senza palla, perché bisogna aver voglia di soffrire, penso che la parola chiave è questa, voglia di saper soffrire e non pensare alla stanchezza. Nella partita non cambia nulla, anzi rispondo dopo, almeno ti aiuto. Hoće biti kompletno različita utakmica od Gorice. Hajduk u ovoj utakmici mora imati volju da ih dobro izmuči, da ih dobro izmori. Moramo držati jako i precizno naš teren i paziti na igru i s loptom i bez lopte. I ključna riječ, ključna fraza za ovu utakmicu je volja za patnjom. Dakle, da mi moramo naučiti patiti i izaći jači iz te patnje. To cambia, no, rispondere a Toni alla domanda che mi ha fatto. Io penso che la cosa che mi sta piacendo di più di questa squadra, del mio gruppo, è non c'è euforia, non vedo ragazzi che si allenano con intensità, con voglia, ma non vedo tanta euforia. Questo mi fa stare bene. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, siamo là. Domani giocheremo l'ottava giornata, c'è ancora il mondo per giocare. E noi dobbiamo pensare partita per partita e dopo vedremo dove arriveremo alla fine. Penso che questi ragionamenti si devono fare quando mancano gli ultimi 7-8 partite, se stai là, ti stai giocando un qualcosa di importante. Adesso bisogna migliorare sulle cose che ancora non facciamo bene e diventare squadra. È normale che le vittorie, dare continuità dei risultati ti dà mentalità, però non è che se domenica vinciamo a Rijeka abbiamo vinto il campionato, no, ci sono ancora tante partite, è normale che mi interessa vedere che la squadra migliora partita dopo partita e che ha la mentalità giusta. Però la cosa che mi sta piacendo molto di più è che non ci facciamo prendere dall'entusiasmo, la squadra è concentrata, la squadra sta lavorando bene e questo dobbiamo proseguire. C'è qualcuno che non è contento che non gioca dal primo minuto, però il calcio moderno è cambiato e l'abbiamo visto l'altro giorno con Nova Gorica. Chi gioca 30 minuti, con 5 cambi puoi giocare il secondo tempo, puoi giocare 30 minuti, ma l'importante è farsi trovare i prof e andare con la testa, con la stessa mentalità, con tutti uguali. Sviđa mi se kod naše momčadi, to posebno sad primjećujem nakon ove pobjede kod Gorice, da je momčad nije obuzela nikakva euforija. Oni dolaze kao da je najnormalna situacija na svaki trening i glavom su kompletno u tom treningu i na idućoj utakmici. Dakle, idu utakmicu po utakmicu i to je ono što mi se sviđa. Puno je još igre do kraja i mi ćemo nastaviti ovom ulicom pa ćemo vidjeti dokle ćemo doći, nikakve nećemo davati sada zaključke o mogućem osvojenju prvenstva ili nikakvom rezultatu. To se može donositi eventualno 6-7 kola prije kraja, a sada je tek završeno 7. kolo, idemo lagano u 8. Mi smo ekipa koja raste, imamo još mnogo toga za popraviti i mi moramo postati momčad, gradimo polako naš mentalitet. Istina, kad se pobjedi, mentalitet se mnogo lakše gradi, ali jedna pobjeda ne znači odmah prvenstvo i to mislim i na Rijeku. Ukoliko pobjedimo Rijeku, još ništa nije gotovo i ne smijemo dovesti se u situaciju da nas entuzijazam svlada i da to pređe u nekakvu euforiju. Idemo trening po trening, vidjeli ste utakmicu protiv Gorice, kakva je situacija, možda netko nije zadovoljan što ne igra od prve minute, ali ono što me raduje je da ekipa pođe s klupe i kad igra 30 minuta, 15 minuta daju sve od sebe i to znači da su glavom u utakmici i to je ono što mi se sviđa. Poštovani treneru, kod nas se kaže da momčad koja pobjeđuje se ne mijenja, ne znam je li u Italiji isto tako imate te izreke, pa me zanima planirate li neke promjene u momčadi, naravno nećete reći konkretno ništa o imenima i koliko su blizu povratku standardni igrači koji su bili, odnosno koji su bili prije standardni, ne samo Kupštač što je spomenuo kolega, nego i Siguriša. Si dice da noi la squadra che vince non si cambia, non so se si dice anche in Italia, per i 11 che vincono non si cambia. Ogni modo è paese. Ah, un suo comune, io lo chiedo se è tutto questo.
e si interessa con la situazione di Sigur e Charlia, che prima di Fortuna sono stati nei primi 11, come la situazione con loro, e forse anche loro avranno qualche minuto alla partita. L'ho detto prima, ho risposto, non è... qua non esistono titolari o panchinari, bisogna lavorare, farsi trovare pronti. Ho detto già prima, è normale che quando non giochi, ma questo mi piace, perché mi piace vedere giocatori che hanno la faccia incazzata, perché se fanno sorrisi sono sorrisi da ebete, sono sorrisi che non va bene. Chi gioca a calcio, chi ha questo lavoro, è giusto che ha la faccia arrabbiata, ma l'importante è allenarsi bene e farsi trovare pronti. Dopo, ripeto, giocare dal primo minuto e giocare 10, 15, 20, 30, 40 minuti, bisogna farsi trovare pronti. E qua non ci sono titolari del parchino. Voi, non c'è diversa, invece, puttana una relazione nel posto, e glavni titolari, Graci, niti tako zvani Graci Skupe, Kupaši, tako nazvate. Vidjet ćemo kakva će biti situacija, oni se dobro treniraju, spremni su, i ono što mene raduje kao trenera je vidjeti igrače koji ne igraju, da imaju ljutu facu. Onda je to odmah znak da oni žele igrati i da žele biti u prvih 11, jer ukoliko se tako dobri igrači samo smješkaju i smiju, to su nekakvi neistrajni osmijesi, i odmah znam da to nešto nije u redu. Pa kad vidim njihove ljute face, kad vidim tu volju da žele igrati, odmah mi je lakše. Na njima je samo da jako treniraju i da budu spremni u svakom trenutku, ili za prvih 11, ili za ulazak skupe na 20, 30, 15 minuta. Radili ste u mnogim zemljama, sad ste odradili tek jedan derbi, ovo je drugi derbi u Hrvatskoj. Koliko je razlika, možete li pronaći neku razliku i sličnost načina na koji se igraju u pripremaju derbi u zemljama kojima ste inače radili s Hrvatskom, dakle u Italiji, u Španjolskoj, u Francuskoj? Avete lavorato nei tanti paesi, avete fatto tanti derby come allenatore. In Croazia soltanto un grande derby contro Dinamo, questo è il secondo. Lei vede qualche differenza nella preparazione dei derby in questi paesi e nella nostra Liga? Ma io sinceramente a Fiume, con lo stadio là, non ho bellissimi ricordi. Ho giocato due volte un anno con Milan, una delle mie la prima partita, una della seconda partita d'allenatore, preso 2-0, con Napoli abbiamo fatto una fatica incredibile, abbiamo vinto 1-0, ma è stata una partitaccia. Ma la verità è che c'è poca, è normale che quando vai a giocare il derby di Zagabria, quando vai a giocare il derby con Rijeka, c'è più gente, gli stadi sono pieni, però la sensazione da quando sono qua, che chi gioca contro l'Hajduk e gioca sempre col coltello fra i denti, l'ho detto già l'altra volta, bisogna, cambia poco e per noi è sempre difficile, perché forse, no forse, sicuramente il fatto di portare sistematicamente 2-3 mila persone in tutti gli stadi quando andiamo a giocare fuori casa, avere uno stadio con 22 mila, barra 25 mila, in Coppa 30 mila, dipende dalla squadra come va, capisci che l'aria che si respira in questa città, e quando giochi contro gli avversari lo tocchi con mano, che ci mettono sempre un qualcosa in più con noi. Per questo che secondo me c'è poca differenza, è normale, il derby il giocatore lo vive, l'ambiente lo vive in maniera diversa, però cambia poco a livello quando vai a preparare una partita e giochi contro gli avversari. Kao trener baš nemam lijepe uspomene na Rijeku. S Milanom sam tamo izgubio 2-0, s Napolijem sam jedva pobjedio 1-0, ali kada se igra derbi 2-1. Kada se igra takav derbi s Rijekom, i ne samo sa Rijekom, nego sa svim protivnicima s kojima se Hajduk susreće u našoj ligi, imam dojam da svi protivnici dolaze držeći nož u ustima, za zubima, kad igra protiv nas. Zašto? Zato jer ih dočeka pun stadion i dočeka ih prava nogometna atmosfera. Hajduk je momčad koja okupi na kup utakmici 30.000 ljudi, koja okupi u 6. ili 7. kolu 25.000 ljudi na svom stadionu.
Tako da nema neke velike razlike kad igram derbi, kad igram običnu utakmicu, jer osjećam navijače da mi pušu za vratom, osjećam kako mi stoje na nogama iza moje klupe. U Rijeci će biti drugačije, ali ono što me raduje je da naši navijači pohode naše utakmice, više tisuća njih, svako gostovanje, i to zapravo svaku normalnu utakmicu koja nije derbi, čini derbija. Tako da nema neke velike razlike u pripremi utakmice s Dinamom, Rijekom ili s bilo kojim drugim. Usporedba samo sa strane. Forse fare qualche paragono con paesi dove ha lavorato, con i derby. Ma è difficile fare i paragoni perché, ripeto, quando vai a giocare i derby, per esempio, vai a giocare i derby Marsiglia-Lione, Inter-Milan o Valencia-Villarreal, capisci che l'atmosfera è totalmente diversa perché hai uno stadio di 40-50.000 tifosi, 60.000 tifosi e qua è diverso. Qua poche squadre, tranne l'Hajduk, tranne Rijeka, una buona tifoseria, però non sono tanti. Dinamo Zagabria porta 10-12.000 persone allo stadio, l'atmosfera sono diverse, penso che tanti derby, le difficoltà dei derby sono anche ambientali, no? Quando vai in un ambiente che ci sono 50-60.000 persone, per questo che è diverso. Qua tante volte giochiamo in casa anche quando andiamo fuori casa, perché vai a giocare a Nova Gorica, vai a giocare a Pula, vai a giocare in altri stadi, sembra di giocare in casa perché c'hai pochi tifosi della squadra che giochiamo contro e noi che abbiamo sempre la torcida che sta vicino a noi. Capisci che non è difficile, però sono difficili, sono partite tutte difficili. Tutte. Io questo campionato qua ancora non ho visto una partita facile. Le partite li fai diventare facile come la affronti, ma è sempre difficile. E non, vi posso assicurare che quando spendo tantissimo tempo in sala video analizzando i giocatori, non è facile. Non è facile. Non è assolutamente facile. Pa teško se može usporediti sa drugim zemljama gdje sam trenirao, evo imate primjer Marseille, Lyon, Valencia, Villarreal, to su utakmice sa 40, 50, 60 tisuća navijača gdje ti domaći teren igra daje veliku prednost jer su uglavnom domaći navijači koji ti pušu za vratom. Ovdje je kompletno drugačija situacija. Mi možemo reći da u Hrvatskoj Hajduk i eventualno Rijeka mogu napraviti atmosferu na stadionu koja ti može stvoriti nekakav pritisak koji će činiti razliku u derbiju. Mi kad idemo u Pulu ili kad idemo u Goricu, to su gostujući tereni, ali oni nemaju sve navijače koji nas mogu umestiti. To ide uvijek s nama i to nam daje uvijek dodatan vjetar u leđa. Ova liga je teška, uvjerio sam se u to. Koliko sam tu 8 utakmica odigrao u ligi, još nisam odigrao nekakvu laganu utakmicu. Svaka je utakmica jako zahtjevna. Sate i sate provodim u video sali analizirajući naše protivnike, protivničke igrače i samo i sve što mogu reći je da je ova liga uistinu teška. Možda nije tema jadranskog derbija, ali evo, Hajdukov rival dobio novog trenera, gospodina Bjelicu. Šta mislite o tome? Solo un benvenuto, un collega che ha grande esperienza, la sua storia parla di un attore molto capace, un attore che ha avuto esperienza in Italia, in Germania, in Turchia, uno che conosce bene il calcio, so che tipologia di calcio ama, so che è uno che va diritto, non fa tanti giri di parole, conoscitore di calcio e gli posso fare solo un grandissimo in bocca al lupo. Sono contento che ha trovato lavoro e un grandissimo in bocca al lupo. Da, vidio sam, to je kolega s velikim iskustvom, ima veliku povijest treniranja, trenirao u Njemačkoj, Turskoj, Italiji, ovdje u Hrvatskoj. Ono što sam vidio je da je jako sposoban, poznata mi je njegova tipologija nogometa, upoznao sam se s njom, vidim da jako dobro drži disciplinu u svlačionici, ja kao trener mogu samo poželjeti i sreću i toplu dobrodošlicu. Mister, biste bili zadovoljni s ovoj utakmice s bodom ili samo pobjeda, Hajdučka i tri boda? Anche un pareggio contro Rijeka sarebbe bene per noi, guarda soltanto la vittoria. No, guardo
voglio guardare la prestazione, voglio guardare la mentalità. Dopo, secondo me, tutto questo ti porta al risultato. Mi interessa che la squadra faccia una partita seria, una partita vera, una partita con orgoglio, una partita con grande personalità, grande orgoglio, e dopo vediamo cosa portiamo a casa. È normale che, come ho detto già da un po' di tempo che dico questo, che i risultati e le buone partite ti creano una mentalità vincente. E spero questo, non sto qua a pensare se pareggio, se perdiamo. È normale, ci sono due partite domani. Una partita che bisogna rispettare l'avversario, perché se non lo rispettiamo, perché sicuramente dal primo minuto ci sarà pressione, ci sarà grande intensità, e noi dobbiamo farci trovare pronti, non ci dobbiamo far sorprendere dalla loro intensità, dalla loro voglia di venirci a prendere e farci del male a livello di risultato. Mene više zanima izvedba. Izvedba, ono što mene zanima, je dobra izvedba, je ozbiljna utakmica, stvara mentalitet momčadi koji je nama potreban. Rezultat kakav god bio, ja ću biti zadovoljan kad vidim kako su igrači odigrali i koliko su se trudili. Nama treba jedan ozbiljan Hajduk, jedan Hajduk sa osobnošću, jedan Hajduk sa velikim ponosom, sa velikom voljom, i kad oni tako budu igrali, onda će se vidjeti i rezultati. Pa makar bio negativan rezultat, sa jednom dobrom i ozbiljnom utakmicom se gradi taj pobjednički mentalitet. Sutra se igraju dvije utakmice, ona na rezultat, ali što je meni mnogo važnije, igra se utakmica o poštovanju protivnika. Mi moramo maksimalno poštovati naših protivnika, očekujem da će od prve minute oni igrati agresivno, da će vršiti pressing i da će biti utakmica na početku visokog intenziteta, da će nas odmah pokušati stisnuti svojim pressingom kako bi nam što prije naudili, i ja želim da mi kvalitetno i spremno govorimo na taj pressing. Pitaj ga samo još, je li ga ovakli, dakle, posebno teški tereni jer su mu veća inspiracija ili se možda pomalo pribojava? Naime, Rijeka je, dakle, uvijek taj teren, pogotovo što se tiče navijača koji su tekako dakle, negativno raspoloženi, povici, levaji, sve skupa, nije lako igrati u takvom ambijentu. A možda da mu to kažeš, ne znam koliko si u to upućen. Questi campi difficili come a Fiume, dove i tifosi dietro le spalle e gridano tutto contro la nostra squadra e contro specialmente il nostro capitano Marco Livaia, forse questo dà l'ispirazione a lei anche di allenare. Per fortuna i tifosi dopo 5 minuti non giocano. Dopo 5 minuti uno si è concentrato a fare quello che deve fare, non pensa più ai tifosi. Io quando giocavo, per me gli insulti, quando mi infamavano, quando mi insultavano, mi caricavano, vivevo di questo. Mi caricavo, mi dava ancora più voglia, più carica. Però dopo un po' c'è così tante cose a cui pensare in campo che non pensi più ai tifosi, non li senti nemmeno. Capisci che dopo Marco c'ha esperienza, ha fatto derby in Grecia, ha giocato tantissimi anni, penso che lo carica tutto questo. Però ripeto, noi allora dovremmo vincere tutte le partite, abbiamo sempre la media di 22-23 mila tifosi allo stadio e come regola dovremmo vincere tutte le partite. Dopo un po' i tifosi è una parte, una componente del gioco del calcio che è importante. Pensa a giocare in uno stadio senza tifosi, l'abbiamo vissuto nell'epoca del Covid e posso assicurare che quello non era calcio, era come giocare o andare a vedere un film a casa con te e tua moglie e basta. È differente quando vai al cinema con tutta l'atmosfera, con tutto, è diverso. Dei tifosi è una componente importante, però dopo un po' tu devi giocare, sei un professionista, devi far trovare pronto. Ma moram priznat, već nakon 5 minuta navijače ti kompletno izgubiš iz glave i kao trener i kao igrač. Ja kada sam igrao, pa često su me vrijeđali, često su mi vikali svašta pogrdne riječi, ali te uvrede su bile su mi dodatna snaga, to me dodatno punilo i davalo mi dodatnu energiju u toj utakmici, ali nakon određenog vremena više nećeš apsolutno ništa, nego si fokusiran samo na nogomet. Pa i Marko Livaja ima poprilična iskustva sa vrijeđanjem od strane navijača, navikao je na to, pa taj čovjek je igrao u Grčkoj, najveće derbije, tako da
navikao je na vrijeđanje i sigurno mu to neće ništa smetati. Mi moramo igrati svaku utakmicu na pobjedu, mora se osjetiti naša želja za pobjedom, baš zato da zadovoljimo naše navijače. Velika odgovornost ima svaku utakmicu 20-25 tisuća navijača kod kuće. I moram reći, kao trener, navijači su važan dio nogometa, nisu glavni, nisu jedini, ali važan dio nogometne cijele priče. Vidjeli smo u vrijeme COVID-a kako izgleda kad je utakmica bez navijača. To nije nogomet, moram priznati, to nije nogomet. To mogu usporediti sa situacijom kada gledam film, kada je utakmica bez navijača. To je kao kad gledam film sa ženom kod kuće i na televiziji, sve nekako tiho i monotono, a kada su tu navijači, onda se film gleda u najvećoj kinoteci i prava je atmosfera, tako da moramo opravdati povjerenje naših navijača. E, dobro, da, pozdrav svima. Znači, koliko je Hajduk daleko od momčadi, kako trener očekuje, i je li zapravo utakmica u Rijeci najveći test da se vidi dokle je stigao u svom procesu stvaranja ekipe? Hajduk ora, su questo, su quattro livello si trova secondo lei. Hajduk è forse questa partita contro Fiume sarà un test molto importante per lei per vedere dove sta Hajduk al momento. Sì, no, la verità è che sappiamo bene dove siamo. Noi non siamo sicuramente la squadra più forte di questo campionato, ma possiamo essere fastidiosi per tutti. Domani abbiamo tante cose che possiamo fare bene. Per esempio, giochiamo con una squadra che negli ultimi 2-3 anni hanno fatto più di 15-16 gol di 25-30 metri. E domani dobbiamo essere bravi a contrastare, a non farli tirare in porta, a non lasciare lo specchio da porta. E già è una cosa. È una squadra, la mia squadra deve migliorare su queste cose qua. Noi dobbiamo essere squadra. Noi abbiamo i nostri pregi e i nostri difetti. Noi giochiamo con due centrocampisti che a livello tecnico sanno giocare a calcio. È normale che quando cominciamo ad allungarci, cominciamo ad andare a campo gli avversari, non hanno grandissimo passo e si sforzano. Allora capire quali sono i nostri pregi e quali sono i nostri difetti, ma lo dobbiamo capire più in fretta possibile, e penso che questa è la cosa che mi aspetto. Znamo trenutno tko smo i gdje smo, sigurno nismo najjači u ovoj ligi, ali mogu reći da smo možda najdosadniji svima, jer svakoga možemo dobro izmučiti. Evo, sutra primjerice, preksutra utakmica protiv Rijeke, ta momčad u posljednje 2-3 godine zabila je 15-16 golova s udaljenosti veće od 20 metara i ja bih bio zadovoljan da mi, na primjer, to spriječimo, da tu budemo spremni i da ih tu držimo na određenoj distanci. Hajduk je momčad sa prednostima i manama. Primjerice, naša jedna prednost je da imamo dva veznjaka koji znaju odlično igrati nogomet, koji znaju kreirati igru i sigurno će oni raditi problem svim našim konkurentima i protivnicima. Zašto? Zato jer lako mogu predvidjeti što oni žele igrati i otežati njihov pas prema naprijed. Tako da uvijek će se dogoditi da se protivnici muče s Hajdukom, a cilj moj kao trenera je vidjeti naše prednosti, a što prije spoznati naše mane kako bismo ih znali popraviti. Posljednje pitanje. Posljednje pitanje nije vezano direktno u Hajduk, više je vezano uz Italiju. Kako vidi malo da napravimo atmosferu i bez ovoj utakmice na Rujevici, jedno festivalsko, revijalno, kako vidi rasplet ili početak italijanskog prvenstva, ono, shodno tome je rasplet. I to vrijeme poveja, Juventus nije primio pogodak, Milan je loša kada dobio Inter, a on to sigurno sve jako dobro prati i interesira. Napoli si zaboravio. Questa domanda è Napoli, fuori dal nostro campionato, si interessa nella Serie A che è iniziata, come vede all'inizio della Serie A dello Scudetto.
per esempio Torino ha fatto buone partite all'inizio, Milan ha fatto qualche partita debole. Ma dove? Vanoli sta facendo un grandissimo lavoro, se la gioca a viso aperto, sta facendo bene. E Milan lo davano per morto a derby, ma il calcio vedi che ci sono sempre delle sorprese. Oggi si vince contro il Lecce qua dalle prime in classifica, capisci che calcio è imprevedibile. Le partite bisogna giocare. Sicuramente è un campionato interessante, un campionato bello, le squadre grandi stanno perdendo punti, il Napoli è partito male, adesso ha una sua identità, ma non avevo dubbi perché Antonio Conte è un martello, le sue squadre lavorano durante la settimana, sicuramente è un vantaggio che il Napoli non farà le coppe quest'anno, conoscendo l'allenatore e alla settimana tipo per poter lavorare. È una squadra che bisogna fare attenzione perché può arrivare. Pratim, Serie A, naravno, lagao bih i dio della vida da kažem da ne pratim, naravno, Torino mi se sviđa kao momčad, igra otvoreno lice, igra dosta riskantan nogomet, to je tipičan igra kako očekujemo od njihovog trenera. Milan je loše krenuo, ali nemojmo se vidjeti Milan po izgubljenom derbiju, već ako se da pobjede Lecce u ovom kolu mogu skočiti i do prvog mjesta. Prvenstvo je svakako zanimljivo, veliki gube bodove, mali pobjeđuju. Napoli je loš na početku, ali vidim trenera Contea, to je jedan čekiš trener, on udara jako i sad ima prednost tu da ne igraju nikakva evropska natjecanja, pa se može bolje spremati za ligu, tako da od Napoli očekujem dosta i ove sezone može stići daleko. To je sve za danas, hvala vam lijepo i vidim se. Bravo. Ciao, Carlo Font, ciao. Odmah ti je dobija srce, a?